Onda statica. E qui cominciamo le domande di azione sono cosa, come, quando, da lunedì, infatti l'ho fatto lunedì apposta. Quando vai a fare seminario lunedì? Sì, la solita, no, veramente lunedì. Dall'inizio dell'anno? Quanti buoni propositi dall'inizio dell'anno? Quanti? State facendo qualcosa? Brava, qui vedo una buona intenzione senza l'azione rimane sempre un sogno. E poi quando? Questo è fondamentale, anche perché il tempo è una risorsa importantissima. Vedrete stasera, io cercherò di lavorare sia per chi crede già in un discorso di emozioni, di cose inconsce, e cercherò di comunicare anche con chi non crede. Quindi vi darò anche delle dimostrazioni certe, ma non perché le ho dette io, perché comunque si parlerà stasera di spiritualità. Altra cosa che vi devo dire, quando parlo di spiritualità non parlo di culto. Spiritualità è un qualcosa che è legato alla religione, ma religione vuol dire mi rilego all'uno, quindi mi riconosco, mi identifico in me stesso. Quindi se parlo di spiritualità non parlerò di culto, perché poi ognuno di noi ha il proprio credo, ed è fondamentale anche avere il credo, perché se non ho un credo e ho sempre bisogno di dimostrazioni certe, tendenzialmente faccio fatica, sempre grado di fatica, faccio fatica ad andare avanti. Se io ho un obiettivo e non credo nella sua realizzazione, al 90% delle volte non parto nemmeno. E la maggior parte degli obiettivi non si raggiungono, un po' perché magari si è fermato a mano tirata, un po' perché non ci si crede. Oggi non parleremo di questo, però nel discorso vi dirò anche delle cose che magari non sono così logiche, anche se ormai di spiritualità se ne parla tutti i giorni. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ha incluso all'interno dello stato di benessere lo stato spirituale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito il benessere come lo stato sociale, mentale, fisico e spirituale che un essere umano deve raggiungere e mantenere nel tempo per stare bene. Ormai parliamo di anima se ne sente parlare tutti i giorni. La magistratura, se seguite purtroppo la cronaca nera, spesso vengono utilizzati dei medium per andare a cercare delle risposte che le tecniche tradizionali non stanno dando. Quindi i medium non parlano con dei canali visibili, parlano con dei canali invisibili, ma per il fatto che non sono visibili non vuol dire che non esistano. Stasera vi farò vedere un filmato di un'astrofisica, Giuliana Conforto, che parla della materia sconosciuta. Quindi parleremo di un qualcosa che probabilmente non vediamo adesso, per una serie di motivi, ma che non è detto che non esista. Perché i blocchi emozionali inconsci, dei quali vi parlerò stasera, si creano, sembra, prima della nascita e fino ai 4-5 anni di età. Ok? Bene. L'obiettivo del seminario. Allora, i seminari sono gratuiti per una serie di motivi. Il primo, adesso ci stiamo solo scaldando, pensate dopo. Il primo motivo è perché vi parlerò delle regole del gioco. Le regole del gioco non le ho inventate io, sono un bene dell'umanità, e quindi è giusto che ognuno di voi se le ricordi. Ci sono altri seminari, uno sul come attirare l'abbondanza, uno sulle emozioni dominanti, uno sulle dinamiche sempre dei blocchi del cambiamento. E perché sono gratis? Uno, detto, perché sono le regole del gioco. Due, perché è importante condividere la conoscenza. Tutto ciò che voi sapete, se lo condividete, il Dalai Lama dice che si può raggiungere l'immortalità. E poi comunque noi, se ci svuotiamo, quindi se condividiamo, automaticamente possiamo riacquisire. E poi una legge della natura è il dare avere. Io ho avuto, chiamiamola fortuna,
di riuscire a raggiungere ciò che volevo, probabilmente anche perché ho saputo comunque rimettere in gioco ciò che tra virgolette ho preso. Quindi è sempre do e ho. Quindi la legge, se io voglio amore, devo imparare prima di tutto a donarlo. Se voglio donarlo, devo imparare a riceverlo. Ed è la legge della dualità, non c'è il giorno senza la notte, non c'è il dare senza avere. Quindi il fatto di condividere questa energia anche a me aiuta. E poi, altra cosa fondamentale, io attraverso di voi imparo. Primo perché ripeto, tornando al discorso della ripetizione. Secondo perché in ogni seminario c'è sempre un qualcosa di nuovo che mi fa attivare una domanda. Quando mi si attiva la domanda, mi si stilla quel dubbio e vado alla ricerca della risposta. Finché non la ottengo, per quanto possa essermi utile, non mi fermo. E questo consiglio di farlo anche voi. Per quello io mi sono sempre definito una persona curiosa, sempre alla ricerca di un qualcosa che mi possa avvicinare alla felicità. Poi lo stato di felicità si può raggiungere? Quando lo raggiungo è per sempre? No. È impossibile essere sempre felici. Si può tendere alla felicità, perché come ho detto che c'è il giorno e c'è la notte, e stasera il concetto di dualità ci aiuterà molto nel percorso, esistono anche momenti di felicità, ma anche momenti di tristezza. L'importante è che nella media, io quando ho un momento di tristezza, quei momenti dove ti alzi la mattina e ti vuoi molto bene, lo riconosci e ci lavori subito sopra. Eviti che diventi un grosso problema. Capita a voi qualche mattina di... Quindi io ho un momento che scendo e poi, per la legge dell'età, esiste anche un momento di up. Quindi un momento basso, un momento alto. L'importante è riconoscere quando succede questo. E quando vi ho detto vi piace vincere facile, la vita è capire questo. E quando vado giù, non attribuire alla situazione, non dare la colpa alla situazione che sto vivendo, capire qual è lo stato emotivo che va a sollecitare quella situazione. Quindi cominciare a capire che noi non viviamo per raggiungere un qualche cosa. Noi abbiamo un qualche cosa dentro e grazie a quel qualcosa dentro noi otteniamo il resto. Questo si chiama equilibrio verticale. Chi ha a che fare con discipline olistiche, tipo studio dei chakra, l'equilibrio verticale vuol dire l'equilibrio dei 7 punti di energia che passano dal essere, pensare. Siete liberi di essere? Di essere ciò che siete? Siete liberi di esprimervi come volete? Siete liberi di... Il vostro pensiero è libero o è magari influenzato? Siete liberi di dire? Siete liberi di parlare? Sei pronto a pagarti le conseguenze? Ok, quindi. Va bene. Però a volte quelle conseguenze vuol dire andare incontro o contro a tutta una serie di... E cosa succede? Che per evitare questo... Questo diventa sempre più duraturo, quindi lungo nel tempo. Facciamo finta, cioè immaginiamo cosa qui sia l'asse del tempo e la sua frequenza aumenta, quindi non dico, ma a un certo punto c'è. Non so se qua ci si arriva in mesi, in giorni, in anni, non lo so. Ognuno di noi è soggettivo. Quindi, liberi di... Io metto amare, ma inteso come sentire. Liberi di esprimere i propri sentimenti. A volte i nostri sentimenti ci fanno paura,
ci sentiamo troppo sensibili? Troppo sensibili. A volte parlo con le persone e dico: qual è il tuo più, qual è il tuo difetto? Essere troppo buono. È vero? Essere buono sì. Ed essere giusti? Cioè, tra buono, ricordatevi, dare e avere. Do troppo agli altri. Ma hai chiesto agli altri qualcosa? No. E bisogna chiedere. Se voi, qualcuno di voi ha già sentito parlare della legge d'attrazione, chiedi, ti sarà dato. Se non chiediamo, giusto? Dice, chiedi, ti sarà dato o pretendi? Quindi anche la libera espressione, dire, io te lo chiedo, al massimo mi dici di no. No, oggi, no, domani, non lo chiedo. Di lì. Però se noi ci focalizziamo su quell'unica cosa e pensiamo che sia quella che ci rende felici, sì. Invece il cambiamento di visione, non guardiamo più quella cosa, ma guardiamo la sensazione che noi vogliamo provare attraverso quella cosa. E stasera vedremo quanto è importante focalizzarci, perché poi l'avere, l'ottenere, c'è. Primo chakra, quindi la materia, l'ottenere, case, successo, le cose materiali, non sono scollegate da noi, la materia non è scollegata da noi, noi siamo di materia. Ovviamente un conto è focalizzare la vita sull'avere e un conto è focalizzare la vita su tutto, quindi amare, sul potere, quindi sul fare e sul piacere. A volte il piacere sembra che vada, che sia il contrario dell'essere. Mettere il piacere nella vita, c'è mica niente di male. Pensate a una vita dove sono libero di essere quello che sono. Sono libero di pensare, sono libero di dire, sono libero di amare, di sentire, sono libero di fare, sono libero di godermi la vita, perché no? E sono libero di avere ciò che voglio. Questo qui è l'equilibrio verticale. E grazie a questo si possono ottenere gli altri equilibri, che sono gli equilibri orizzontali. Apriamo una grossa... Tutto dipende da noi. Bisogna cominciare a cambiare il punto di vista. Sì, è vero quello che mi stai dicendo, e lo comprendo perché ho passato anni a dare le colpe fuori. Ma non parlo di colpe. Il mio problema è non voglio vedere certe cose. Ok. Non voglio vederle. Ok. Non le reggo. Ok. Per cui faccio l'eremita su una montagna. Ok. Domanda. Non so come, okay, come convivere con queste cose che non voglio vedere, non voglio sentire. Ti anticipo una cosa, che poi alla fine però a oggi è importante che lo dica adesso, così almeno ti predispone al resto. La prima cosa da fare è accettarle. Emotivamente. Lo so, perché poi c'è tutta una serie di cose, che perché poi c'è il perdono, l'astensione del giudizio. Ok. Ce la faccio. So che è difficile. Però la grossa domanda che mi faccio, lei mi dice... Ci sono delle cose che io non riesco ad accettare, non dipende da me, non le accetto. Questo condiziona la tua vita, la tua felicità? Se mantengo le distanze, no, assolutamente. Io sono una persona che fa quello che vuoi. Okay. Poi io per gli altri sia una fallita, perché poi non ho i miliardi e vivo in... Attenzione, però... che anche questo qui è un concetto che ci è stato inculcato dell'avere. Poi in realtà io faccio quello che mi piace fare, sono una persona per certi okay. E probabilmente... Però ho bisogno di non vedere. Ok. Ne hai bisogno di queste persone? O puoi vivere anche bene senza? Faccio l'eremita, vivo solo. Okay. Il problema è che quando vedo, però esco, ovviamente, e non ci sto dentro. E sto male perché non ci sto dentro. Ok. Quindi però tu puoi evitare di frequentare quelle persone? Ma non quelle persone, le situazioni. Ok. Io ho un certo tipo di sensibilità, per cui se okay. vedo determinate cose che poi accadono. Ok, allora a me nella vita, ma che ti spiego che ognuno di noi, allora, noi abbiamo un individuo, siamo individui singoli, esseri singoli, che però vivono in comunità e siamo tra di noi tutti collegati. Quindi le persone che in questo momento stanno arrivando nella tua vita, c'è un motivo, ti stanno insegnando qualcosa. Probabilmente quando tu imparerai quella cosa lì, cambierà anche lo scenario.
potrebbe essere anche avere coraggio di fare determinate cose, non lo so perché bisognerebbe capire la tua realtà, però a oggi io ti direi osserviamole e cerchiamo di capire cosa ci stanno dicendo. Non è semplice, lo so, perché poi comunque sono cose, vincere è facile, cioè quello che succede tutti i giorni, se uno attacca, accende solo la televisione, è dura, però anche lì c'è un motivo perché succede questo, sono dei passaggi spirituali, sono dei passaggi che stiamo affrontando tutti quanti. Oggi pomeriggio parlavo della fine del mondo, adesso apro e chiudo la parentesi, 2012 è la fine del mondo, ma era la fine solo di un ciclo. Purtroppo i Maya non hanno potuto fare il ciclo dopo perché sono stati sterminati, perché comunque non ci hanno detto che c'erano altri cicli, che si erano già aperti, c'erano già stati 3 o 4 fini del mondo. Quindi oggi noi siamo qua tutti per imparare un qualcosa. Alla fine, durante la serata, vedrai che magari ti riesco a dare qualche informazione in più. Ok? Bene. Quindi, ogni volta che io miro a ottenere questo, grazie a questo posso automaticamente avere un'energia, chiamiamola energia, per avere un buon lavoro, avere una carriera se voglio averla, avere comunque delle buone relazioni di coppia, avere dei buoni rapporti familiari. A volte certi rapporti familiari si possono anche accettare e non è detto che dobbiamo per forza rassegnarci. Cioè la rassegnazione è boh, basta. Stasera parleremo di emozioni, ma la maggior parte delle emozioni sono dettate dalla paura. E davanti alla paura io posso o fuggire o rassegnarmi o aggredirla. Però a volte anche l'istinto, per fortuna che abbiamo un cervello, una parte emotiva e una parte invece di ragione.